Oggi Cervello 2, il nostro secondo approfondimento, che indicando gli studi più importanti, le università più importanti di tutto il mondo, abbiamo pensato di dedicare all'oggetto più complesso e sofisticato che c'è nell'universo, cioè il nostro cervello. Ieri abbiamo visto le relazioni tra cervello e sovrappeso, ricordate, ed obesità, cervello e stress, cervello e sonno, cervello e genere maschile e femminile. Oggi vedremo quali relazioni ci sono tra cervello e geni della fedeltà o infedeltà di coppia, il cervello e geni protettori dei fumatori, relazione tra cervello e romanticismo della donna, cervello e trapianto di memoria, cervello ed epilessia. E dunque partiamo dalla relazione tra cervello e fedeltà o tradimento nella coppia. Pare che tra il tradire ed il restare fedeli c'è di mezzo sempre la genetica, il DNA. Il motivo sarebbe spiegato in uno studio internazionale pubblicato su Sexual Medical Review, al quale recentemente ha collaborato anche l'Università Tor Vergata di Roma. Nel nostro DNA si può scoprire il gene del tradimento della fedeltà. I geni, secondo lo studio, intervengono sulla dopamina, sulla serotonina e sulla ossitocina, le molecole che regolano nel cervello l'innamoramento, la passione sessuale, il tono dell'umore. Alla luce di questo studio, che si focalizza sulle emozioni umane legate ai rapporti di coppia, si intuisce che siamo completamente determinati nelle nostre scelte sessuali e addirittura sentimentali da ciò che è insito nel nostro DNA. Sarebbe quindi colpa di questi due ormoni, quello che innesca il bisogno di esplorare e quello che favorisce la stabilità di coppia, a determinare particolari comportamenti sessuali, predisponendo uomini e donne a ricercare di continuo novità amorose. Ma l'argomento è delicato quanto complicato da affrontare. L'ostacolo maggiore per questo tipo di ricerca è proprio la raccolta di informazioni. Condurre studi scientifici sul tradimento è molto difficile. Non sono molte le persone disposte ad ammettere una relazione sessuale al di fuori della coppia, per cui è complicato raggiungere numeri in grado di produrre risultati statisticamente significativi. Quindi si può dire che alcune prime indicazioni ci sono, ma vanno approfondite. Ma se tutto ciò fosse veramente possibile, si dovrebbe esigere un esame del DNA ai nostri rispettivi partner in modo tale da poter limare, come si dice, certi comportamenti. La gelosia si potrebbe acuire con la sicurezza e l'affabilità. Il tradimento invece si potrebbe in un certo senso mitigare, rendendo la vita sotto le lenzuola ogni volta una esperienza unica. Il cervello ed il fumo è arcinoto, lo diciamo sempre, fa malissimo. Eppure molti fumatori e fumatrici dicono: io mi sento bene, il fumo non mi fa male, non mi fa proprio nulla. Ora pare risolto il mistero per cui alcune persone, pur essendo fumatori, hanno i polmoni sani. La spiegazione sta nella mutazione di alcuni geni che migliorano le funzioni polmonari e coprono l'impatto del fumo. A scoprirlo, alcuni ricercatori del Medical Research Council che hanno pubblicato la loro ricerca sulla rivista Lancet Respiratory Medicine. Analizzando il DNA di 50.000 volontari e mettendo a confronto fumatori e non fumatori malati di BPCO, la broncopneumatia cronica ostruttiva, che provoca affanno, tosse e infezioni al petto, i ricercatori hanno scoperto alcune parti del nostro DNA che riducono il rischio di sviluppare tale patologia. In altre parole, i fumatori con i geni buoni hanno un minor rischio rispetto a chi ha i geni cattivi, che è più predisposto. Lo studio però non ha preso in considerazione il rischio di altre malattie, per esempio quelle cardiache e i tumori. Questi geni sembrano influire sul modo in cui i polmoni crescono e rispondono ai danni, ma ciò non significa che c'è uno scudo magico che ci protegge dagli effetti del fumo. Potremmo avere dei polmoni meno sani di quelli che avrebbero avuto se non fossero stati fumatori. La cosa migliore per proteggersi da BPCO, cancro, malattie cardiache è smettere di fumare. I ricercatori hanno anche scoperto parti del codice genetico più comuni nei fumatori che nei non fumatori, che sembrano alterare le funzioni del cervello e la facilità con cui si può diventare dipendenti dalla nicotina, anche se su questo punto servono delle conferme. E veniamo al cervello e la scintilla, come dire, romantica nelle donne, il feeling sessuale, insomma, tra donne e uomo. Un rebus su
come avvenga questa scintilla? Ebbene, secondo un gruppo di scienziati americani, le donne sarebbero più romantiche e condiscendenti se a stomaco pieno, cioè dopo pranzo, insomma, o dopo cena. Quindi la via per il cuore delle donne passa per lo stomaco, secondo un nuovo studio della Drexel University di Philadelphia. I ricercatori hanno infatti scoperto che le regioni del cervello femminile collegate alla ricompensa erano più attive dopo aver mangiato che non a stomaco vuoto. Il cervello delle donne risponde dunque più agli stimoli romantici se a stomaco pieno. L'abitudine di chiedere alla propria fidanzata di convolare a nozze durante una cenetta romantica forse ha il suo perché. Senza che probabilmente il baldo spasimante lo sappia, pronunciare la fatidica frase a fine cena ha più probabilità di successo che non in altre occasioni, o peggio se lei è a digiuno. Lo studio, pubblicato non a caso sulla rivista Appetite, ha dovuto indagare il rapporto tra l'appetito e il romanticismo. I risultati sono in controtendenza rispetto a quelli di precedenti studi che suggerivano come le persone mostrassero una maggiore sensibilità agli stimoli premianti quando hanno fame. L'accoppiata cibo e sesso è un'altra di quelle che si danno per scontate senza magari sapere il perché. Ma a quanto pare anche qui ci sono di mezzo le reazioni cerebrali legate alla ricompensa. In questo caso le donne sono più reattive quando mangiano. Questi dati suggeriscono che mangiare può preparare o sensibilizzare le giovani donne a ricompense che vanno oltre il cibo. E veniamo al cervello e alla memoria restituita, ripristinare la memoria a chi l'ha progressivamente persa, a causa ad esempio dell'Alzheimer, o addirittura scaricare un'intera enciclopedia nella memoria di una persona, cose che vediamo nei film, insomma, da fantascienza. E invece è una delle incredibili prospettive cui stanno puntando gli scienziati. Come nei film, ci stanno provando con i topi, le applicazioni che ne deriverebbero, restituire la memoria a un paziente con Alzheimer o rendere capace l'uomo, ad esempio, di incamerare le informazioni di un'intera enciclopedia in modo da arricchire il suo patrimonio senza sforzi. È il futuro tinteggiato da Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena, neurochirurgo all'Humanitas di Milano e al Campus Biomedico di Roma. La memoria è la manifestazione più importante del cervello, lo sappiamo, è noi stessi, rappresenta ciò che abbiamo sperimentato. Un sistema complesso, governato da diverse aree cerebrali. Il motore, il crocevia, è l'ippocampo, collocato nel lobo temporale. Appartiene al sistema limbico, quello dove scorrono le emozioni. L'ippocampo riceve gli impulsi originati da un'esperienza e li trasmette alla corteccia corticale, che li elabora fino a selezionarli e fissarli una volta che tornano indietro. Ecco come mai in ognuno di noi resta impressa solo una parte dei ricordi. Pensiamo poi all'Alzheimer, una malattia che cancella i ricordi recenti ma lascia intatti quelli del passato, proprio perché in queste persone l'ippocampo è la struttura più danneggiata. Ma cosa determina il radicamento dei ricordi? Dipende da quanto riescono a colpirci, ad essere catturati dalla rete dei neuroni e dalla ripetitività delle esperienze. E per mantenere la memoria bisogna usarla. Le funzioni cerebrali devono essere allenate in continuazione per non disperdere le connessioni nervose. Il cervello, insomma, non deve annoiarsi. Sono necessari stimoli nuovi per non farlo addormentare. Utile ad esempio il cruciverba, che obbliga a tirar fuori le nozioni, oppure la lettura attiva di un libro, magari con le sottolineature. L'alimentazione corretta ha poi un ruolo nel nutrire la memoria. Sport e un'alimentazione con pochi grassi e pochi zuccheri aiutano a tenere il cervello in forma. Normale perdere colpi. In genere la memoria relativa a nomi e cognomi si opacizza dopo i 50-60 anni. Se non ci sono altri segnali, non bisogna allarmarsi. Se invece il disturbo supera le normali defaianze del trascorso del tempo, è bene consultare un neurologo. E concludiamo questa corsa sulla scoperta del cervello con il cervello e l'epilessia. Anticamente si identificava l'epilettico con una persona posseduta da demoni o anche da visioni divine, per cui poteva diventare anche oggetto di venerazione. Ne soffrono nel mondo da 5 a 15 persone su 1000. In Italia 500.000 persone, 25.000 i nuovi casi ogni anno, soprattutto tra bambini, adolescenti ed over 65. È l'epilessia caratterizzata
come si vede in questo caso controllato in un ambiente ospedaliero, da perdita improvvisa della coscienza e da violenti movimenti convulsivi nei casi più comuni, della durata media di 20 secondi. Vi sono vari tipi di crisi epilettiche e varie le cause, da quella genetica ai traumi cranici, ai tumori o all'ictus. Su epilessia, età di maggiore incidenza e il perché di un basso uso della chirurgia, sentiamo un piccolo segmento di una intervista realizzata con un famoso neurochirurgo, Vincenzo Esposito, direttore di neurochirurgia all'Università Sapienza di Roma e al Neuromed di Pozzilli. Sentiamo. Diciamo che i casi più frequenti sono nei giovani. Sì. Diciamo che la maggior parte dei nostri pazienti sono giovani, bambini, adolescenti, giovani adulti, e in realtà qui è proprio qui che sta il problema, nel senso che queste persone, le persone che hanno epilessia e che hanno la propria infanzia, giovinezza sconvolta da questo, perché va ricordato che la crisi epilettica è completamente imprevedibile, può prendere in qualsiasi momento della vita, e quindi è ovvio che uno non può programmare adeguatamente la propria vita in questa maniera. Ad esempio, chi ha epilessia generalizzata non può guidare la macchina, e questo è già un grosso handicap. Ha ovviamente difficoltà sociali, lavorative, difficoltà anche nel compiere, nell'andare a scuola, perché per esempio anche i farmaci hanno delle grosse interferenze con l'attività intellettiva, quindi sono bambini che sono guardati anche con sospetto dai propri compagni, quindi hanno anche con pregiudizio, hanno anche delle difficoltà a stabilire dei rapporti sociali, sono ovviamente iperprotetti dalla famiglia, e questo crea anche delle turbe, diciamo, psichiche, quindi c'è una serie di conseguenze nella vita di relazione molto importanti, per cui queste persone non riescono ad avere una vita compiuta, soddisfacente. La chirurgia del cervello viene considerata una chirurgia ad alto rischio, delicata. In realtà è sia una chirurgia delicata, ma l'incidenza di problemi seri è molto bassa. Che è senz'altro inferiore al 3% dei casi, e la mortalità in questa chirurgia è pressoché zero, morbidità, cioè la possibilità di dare danni gravi, eppure si è attorno all'1-2%, insomma ci sono oggigiorno con le tecnologie disponibili nella neurochirurgia è possibile condurre l'intervento con un ragionevole margine di sicurezza.